Il capitolo 4, come abbiamo visto, ha portato tantissime nuove novità, ma una delle cose che tutti gli utenti aspettano ormai da anni è il rilascio della prima persona su Fortnite. Infatti in questo video andremo a vedere come sarà e quando potrebbe uscire la modalità in gioco in prima persona, e tante altre cose come il ritorno di un vecchio amico come il Clombo o addirittura la nuova creativa 2.0. Questo e tantissimo altro solo in questo video. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo che ho le carte box, appunto, le andrò a dare a tutti coloro che appunto si iscrivono al canale con la campanella attivata e lasciano like a questo video. Ma non dimenticatevi, raga, che all'interno di questo video appunto andrò a grattare una carta G-Bux e ve la metterò in un punto che non vi dirò quale, perciò guardate il video dall'inizio alla fine. E anche oggi, capanno di mezz'inverno, andiamo nella parte destra, andiamo con il regalo, quello rosso. Scuotiamo, andiamolo ad aprire, vediamo cosa ci esce, vediamo. Mimetica, ok, GG, regale, GG, mi piace, andiamo. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio il video, buona visione. La creativa 2.0 è finalmente alle porte, infatti già a gennaio verrà rilasciata e ci aspettano tantissime novità, infatti sarà la svolta di questo gioco. Si potranno importare tantissime cose e creare tantissime cose innovative. Come dicevo, si potranno esportare materiali esterni, ad esempio canzoni o addirittura delle figure, come quelle dei Pokémon. Non vedo l'ora, Ravy, perché si potranno fare anche cambiamenti nella mappa e si potrà avere il totale controllo. Ma le cose non sono finite qui, infatti con essa arriverà anche la modalità in prima persona, un'esperienza di gioco unica. Dopo l'anno build che ha rianimato il gioco, sta arrivando anche questa nuova modalità. Non si sa precisamente ancora la data ufficiale, ma si presume entro fine season. Con questo vorrei ricordarvi che Epic ha aggiunto ai file di gioco nuovi premi gratuiti da riscattare nell'evento di Capodanno. Ma adesso vi rubo un secondino per ringraziare tutte queste persone che si sono iscritte al canale con la campanellina attivata. Infatti se anche tu vuoi apparire in un mio video, ti basterà iscriverti al canale con la campanellina attivata e lasciare like. Detto questo, continuiamo con le news. Si presume che con i prossimi aggiornamenti ci potrebbe essere anche un nuovo animale in game che appunto ci permetterà di volare. Qualche mese fa si parlava di un drago, ma da un famoso leaker è trapelato che sarà il proprio nostro amatissimo amico Clombo, che avrà appunto delle ali e subirà qualche modifica, perché appunto si potrà anche andare a killare. Nel prossimo aggiornamento finalmente verranno rilasciate anche queste due novità, dell'aquila e del muro che ci protegge. Spero tanto il video vi sia interessato, noi ci vediamo in una prossima live e in un prossimo video, mi raccomando, like e iscrizione, detto questo, bella voice e bella guys!